Io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ultimo book tag dello speciale un anno del canale, ossia regalo un libro book tag. Allora, partiamo subito con regalo un libro a una persona con il cuore spezzato. Allora, per questa domanda ho scelto Fidanzati dell'inverno di Christel Davos, perché la storia d'amore tra due protagonisti che non è per nulla scontata fa un'evoluzione nel corso della storia che a me è piaciuta moltissimo. Però diciamo che ci sono stati dei malintesi tra i due, quindi perché il cuore spezzato secondo me va benissimo per riprendersi in mano il cuore e aggiustarlo e magari renderlo meglio di prima. Seconda domanda, regalo un libro per far ridere fino alle lacrime. Per questa domanda ho scelto ovviamente Percy Jackson e Dario Olimpo, di cui Il Ladro di Fulmini è il primo della prima saga, ovviamente. Ho scelto questo perché secondo me la prima saga è molto molto più divertente della seconda. Rick Riordan ha uno stile di scrittura molto semplice e appunto molto divertente. Poi regalo un libro a una persona che deve affrontare scelte difficili. Ho scelto Notre Dame des Paris di Victor Hugo. Non perché i protagonisti debbano affrontare scelte difficili, insomma, però diciamo che la vita del protagonista, Quasimodo, non è per niente semplice e quindi magari si può trovare la forza in Quasimodo per fare queste scelte difficili. Allora, poi regalo un libro a una persona che non ama leggere. Io ho scelto Harry Potter e la Camera dei Segreti perché credo che ci sia più avventura rispetto al primo, nonostante comunque nella pietra filosofale c'è comunque, quindi si può leggere molto tranquillamente, ma può anche coinvolgere tanto, più del primo secondo me, perché poi vabbè è soggettivo, ma per me è stato così. Regalo un libro che hai amato in questo 2019. Allora, quest'anno non è ancora finito, però fino ad adesso il libro che hai ricevuto 5 stelle su 5 è stato Gli ultimi giorni di nostri padri di Joel Dicker. Questo libro voi lo amerete. Nonostante tratti della Seconda Guerra Mondiale, della vita di alcuni soldati che sono in guerra, però lo amerete perché Joel Dicker ha estratto non solo le cose negative della guerra, ma anche le cose positive. Regalo un libro per far riflettere. Allora io ho scelto Auschwitz, il numero 220.543, che non solo racconta lo schifo della guerra, ma anche l'orrore dell'olocausto. Infatti racconta la storia di un soldato inglese che è stato fatto prigioniero e è stato costretto a lavori forzati in un campo di concentramento. Ma in questo campo, appunto, vede persone ridotte peggio di lui. Quindi decide di scambiarsi i ruoli con un ebreo e vede l'orrore più totale. E con questo libro, Denis Ivy, che è davvero esistito, infatti questa è una storia vera, ci dà la testimonianza di questa cattiveria immane. Allora, poi regalo un libro a chi ama l'avventura. Non potevo non scegliere Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, dove l'avventura non manca assolutamente. Regalo un libro a te stesso. Io ovviamente scelgo La verità sul castello di Berthe di Joel Dicker. Questo libro ovviamente è meraviglioso, me lo regalerei se non l'avessi già e se non l'avessi già letto. Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!